Hello, hello, benvenuti, benvenuti, benvenuti. Passiamo subito a questa visualizzazione qua. Tra poco carichiamo il gioco. Datemi un secondo solo che devo far partire il gioco e sistemare ancora un paio di cose. Benvenuti tutti quanti a un'altra edizione, insomma, di Dark Souls, la mia prima volta su Dark Souls. Mi sta sparendo tutto, adesso vediamo di sistemare il tutto, vediamo se il counter funziona oppure devo cliccarci sopra un attimo. Ok. Devo cliccarci sopra, quindi il counter è tornato a funzionare, siamo arrivati a 49 morti e spero che andremo avanti senza troppi casini. Allora, un paio di cose che devo ancora fare, scusate, di preambolo. Intanto come state? Saluto Lorotor e non ho molta idea. Tra l'altro adesso dovrei aver sistemato un po' gli avatar. In questo momento ce li avete vuoti. Nel senso che hanno solo un colore e hanno la skin di default. Sappiate che però se siete su Twitch potete vedere sotto c'è un menu per poterselo personalizzare. Vorrei sapere insomma se avete il tempo di darci un'occhiata, se vi potete aggiungere degli oggetti oppure devo io sistemare alcune cose dietro le quinte per renderveli disponibili. Potete mettervi le orecchie, i cappelli, le armi, insomma c'è di tutto e di più in Stream Avatars. Detto questo, volevo un attimo andare su. Devo passare un file, per quello un attimo mi vedete che sto lavorando dietro le quinte. Devo mandare il file a Yuga per poter montare un editoriale che ho appena registrato, che è sotto qua. E quindi eccolo qua, Yuga, e glielo diamo per di qua. Eccolo qua. Perfetto. E qua possiamo chiudere questo, aprire questo. Il gioco avviene in modalità offline. Non so se mi conviene stare in modalità online o offline, perché in realtà mi sono trovato meglio in modalità offline perché non ho tutta quella roba a schermo. Perché non vai? Perché non va al... Il controller si è staccato il controller per sbaglio? No, è attaccato. Proviamo a riavviare. Proviamo a riavviare il gioco. Potrebbe essere qualche problemino al volo di questa cosa, ma adesso cerchiamo un attimo di capire. Vediamo se va meglio. From software. Tra l'altro Loro torna il nome in rosso perché appunto è un abbonato, quindi grazie ancora per far parte di questo gruppo. Non mi funziona più il controller per qualche motivo. Ho qualcosa di attaccato che non doveva essere attaccato? Stranissima sta cosa. Diamo un'occhiata. Sistema. Impostazioni PC. No. Impostazioni comandi. Verifica di input. No tastiera e mouse. Non mi riconosce il... Ma non me l'ha mai fatta sta cosa. Facciamo una prova un attimo a allontanare. Cambiare porta USB, ma la vedo dura. Perché non funziona più improvvisamente sta cosa? Andare a vedere un attimo se è qualcosa di Steam. Allora, qua funziona, qua funziona. Se vado su impostazioni qua, controller.
Se provo ad andare in modalità big picture, giusto per vedere. Ok, qua funziona. Se lo faccio mandare da qua. Vediamo se funziona. Puoi inserire? No. Vediamo se partendo con la big picture funziona di più. Molto strana sta cosa. Premi un tasto qualsiasi, ma forse ho un'idea. Forse ho un'idea. Infatti qua me lo vede. Allora, tiriamo via un attimo questo. Scusate questa cosa, ma va fatta. Se provo a fare così e così, vediamo se cambia qualcosa. Perché ho un altro controller USB che però non è collegato in questo momento qua. E non vorrei che fosse stato acceso proprio in questo momento. E magari mi prende i controlli da quello. Se no, perché mi fa sta cosa? Sì, mi sembra che non stia funzionando, non mi va il controller. Mai successa questa cosa. E io non ho cambiato assolutamente niente. Dove può essere il problema? Ok, c'è qualcosa che non funziona. Cosa può essere? Cosa può essere? Cosa può essere il problema? Allora, intanto ci mettiamo un po' di musica in sottofondo, vediamo se riesco a risolvere in un'altra maniera. Allora, questo via, questo via, questo via. Questo via. Questo è ok. Proviamo a disconnettere un attimo questo. Provo ad avviare un secondo un altro gioco per vedere se funziona con un altro gioco. Qua funziona senza problemi. Ok, proviamo a vedere facendo così. Adesso io non vi vedo, quindi datemi un secondo. Allora, se da Steam facciamo partire Big Picture. Ok. Andiamo sulla libreria, clicchiamo Dark Souls, andiamo a cercarci Manage Game. Ok, controller. Il tuo controller mi dice che ce l'ho.
Sì, è tutto giusto. Mi dice che ce l'ho, lo trova. Disabilita Steam Input. The controller option, there's a drop down menu, Steam Input per game setting. Tutto giusto. No. Quindi se faccio partire il gioco, perché non parte il gioco? Questo gioco ha bisogno per essere giocato del controller, quindi me lo consigliano anche. Però quando avvio il gioco non va. Proviamo a lanciarlo in modalità amministratore. Che cosa strana, però proviamo. Voglio uscire dalla modalità Big Picture. Fatemi uscire da qua. Off. Esci dalla modalità Big Picture. Chiudi Steam. Esci da Steam. Scusate l'attesa in più, ma non mi aspettavo questa cosa. No, fermi. Proviamo a riavviare proprio Steam direttamente. E poi vediamo di fare magari l'altra cosa che mi consigliavano. Funziona adesso? Sembrerebbe di no. Pronto? No. Molto fastidiosa questa cosa. Allora, proviamo un'altra volta a girare. Esce da Steam. Steam. Esegui come amministratore, sì. Proviamo ad andare in modalità amministratore. Di qua. Ok, adesso funziona. Ok, ce l'abbiamo fatta. Era la modalità amministratore, a quanto pare. Che però fino adesso non, cioè, infatti adesso non si vede il gioco, perché in realtà devo cambiargli la cosa. Dove è finito? Qua sotto. Adesso non mi si vede più il gioco, però. È la giornata dei problemi tecnici? Questo è un po' l'incredibile. Serio, non riesce a leggerla adesso. Facciamo una prova. Adesso non lo vede più.
Mi sa che è la serata dei fail questa. Facciamo una prova a riavviarlo un'altra volta. Ce la faremo? Mi sa di no. Perché adesso non lo vede più? È tutto giusto. Vedo anche la cosa. Se io gli dico cattura questo, me la vede? No, non ce la fa. Perché non ce la fai? Come va? Bene, a parte il fatto che non mi sta riconoscendo il controller, adesso mi riconosce il controller, ma non riesco a farvelo vedere a voi il gioco. Quindi improvvisamente è cambiato qualcosa e non so che cosa. Questo non è quello che stavo facendo, ma questo devo farvi vedere. Solo che preso così non è la stessa modalità di prima. Speriamo vada bene lo stesso così. Quindi questo lo buttiamo. Qua sotto. Questo lo dobbiamo mettere a piena pagina, però adesso devo spostarlo. Non riesco a capire perché adesso non mi vede più la cosa. Adesso però mi prende a caso la finestra, infatti non va bene neanche questo. Ah, santo Dio. C'è qualcosa di profondamente sbagliato in tutto questo. Perché mi sa che stasera non sa da va. Il destino mi sta dicendo, infatti, errore del cloud anche. Adesso vedrai che mi perde i salvataggi e mi incazzo. No, intanto vediamo. Allora, fin qua ci siamo arrivati. Fin qua ci siamo arrivati. Facciamo partire. Ciao Talos, spero tutto bene. Io ho qualche problema tecnico iniziale. Adesso vediamo se riusciamo a farlo partire. Intanto vi ascoltate un po' di musica in sottofondo. Ok, il gioco si vede. Il controller va. Quindi ok, mi si è risolto, è arrivato Talos e abbiamo risolto, perfetto. Quindi stoppiamo la musica e partiamo. Quindi continuo e vediamo che cosa ci capita di bello. Grazie Talos che sei arrivato tu ed era il momento giusto e perfetto. Allora, a che punto eravamo rimasti? Nell'ultima volta, cioè ieri, effettivamente abbiamo continuato a prendere legnate da quello che era i gargoyle. E il consiglio che mi è stato dato è quello di magari fare altro prima, di andare contro lui. Magari riprendiamo un attimo facendo qualche combattimento qua e là, recuperando energia, cercando di prendere umanità, perché effettivamente l'umanità a zero è un grosso problema in questo caso. E magari riusciamo a fare un po' di farming e quando ho abbastanza umanità proviamo a fare il combattimento come ci è stato consigliato, cioè come si dice, facendo da umani, ecco, facciamo il combattimento da umani, quello voglio dire. Ok, questi li abbiamo eliminati, vediamo di riprendere un attimo il controllo della situazione. Ne fai due? No.
Ok, era giusto per provare a vedere se ci riuscivo. Ottimo! Dovrebbe anche vedersi molto bene, tra l'altro, per chi ha seguito, perché adesso ho alzato un po' tanto il bitrate e dovreste vederlo super figo. Allora, qui abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Qua c'era qualcosa? No. Però possiamo esplorare. Sto pensando dove possiamo andare, perché sicuramente abbiamo delle aree nuove da esplorare qua e là. Qui avevamo fatto tutto. Qua c'erano quei due da affrontare. Magari lo facciamo. E così recuperiamo un altro po' di roba. Qua c'è quello sulle scale che adesso lo becchiamo qua. Lo facciamo scendere dalle scale. Mi ha fatto danno lo stesso. Come ha fatto a farmi danno non lo so, ma va bene. Devo abituarmi a fare questo anche. Quando ho la possibilità magari fare... Abbiamo bevuto contemporaneamente. Dicevo, quando ho la possibilità magari fare il saltino questo, che non lo faccio tanto spesso ancora. Ok, andiamo su ad affrontare il misto mare di gente che c'era qua. Andiamo, ci avviciniamo comunque a quel gargoyle, vediamo se è il caso di affrontarlo oppure no. Adesso mi arriva il mondo qua dietro. Bello che volevo fare il saltino indietro, mi ha fatto saltare in avanti, quindi decisamente devo ancora imparare a fare questa cosa. Intanto ci curiamo. Come hai fatto a beccarmi da lì, maledetto? Sì, ok, sono decisamente scarso in questo momento perché ho già usato praticamente tutte. Aia. Le mie risorse. Ok, ho usato una marea di risorse per uccidere un paio di nemici qua e là. Allora, avevamo altri posti dove andare? In realtà c'era questo qua sopra. Possiamo andare a vedere se il tipo che abbiamo liberato è ancora lì. Intanto scappiamo un attimo in un'area un pochino più consona. Ah, dovrei imparare anche a dare i calci a proposito, perché quasi sicuramente posso dare i calci per toglierti la difesa. Ok. Eliminato così. E vediamo allora di andare ancora un attimo in giro. Allora, sicuramente dovremo tornare a salvare, quindi, perché abbiamo zero fiaschette, quindi a questo punto conviene tornare da quella parte. Qui c'era questa. E qua non c'era niente. No, c'è un oggetto lì. Non ho mai preso questo oggetto. C'è dell'umanità. Ok, molto bene. Strano che non abbia trovato questa. Forse respawna anche l'umanità? Potrebbe essere. Potrebbe essere, potrebbe essere. Intanto andiamo su di qua. C'era qualcuno a guardia qua? O semplicemente la... Ah, c'è la cella e non c'è più lui. Quindi vuol dire che è andato da qualche parte. Allora, detto questo, direi che possiamo andare a salvare. Proviamo a diventare umani. E proviamo ad affrontare sto gargoyle. Che dite? Sì, dai, potrebbe essere un'idea. Proviamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa contro quel gargoyle lì. Devo capire ancora come funziona esattamente questa umanità, ma lo capiremo strada facendo un po' come tutto.
Allora, intanto ci vediamo un po' il panorama, bellissimo. Andiamo giù di qua. Ci sarebbero quelli da affrontare per fare ancora un po' più di esperienza. Quasi quasi. No, andiamo a casa, andiamo a casa. Facciamo il giro da questa parte. Corri, corri, corri. Corri, corri, corri. Ok. Qua c'è stato salvato. Ho visto la fiammella del salvataggio, quindi. Ok, o del caricamento magari. E facciamo così e a questo punto torniamo umano dopo che abbiamo. Ah, devo rimetterlo negli oggetti disponibili. Vabbè, posso usarlo direttamente, ma facciamo così. A questo punto, quasi quasi. No, qua ci mettiamo l'umanità. Però come oggetti usiamo queste. Ne avevo un po' dietro. Allora, questo mi dà 400 e l'altra mi dava 1000 passa, giusto? Tipo, così questa grande anima che abbiamo trovato in mezzo al posto di un candelabro. Hai provato i gargoyle da non morto o da un umano? Da non morto finora. L'ho provato un paio di volte, 3-4 credo, e sono sempre morto. Non so minimamente come funziona ancora questa cosa dell'umano, quindi attenzione con gli spoiler come sempre. Allora, andiamo di stamina. Se mi aumenta di pochissimo, veramente. O andrei di forza. Andiamo di forza, dai, sì. Anche se la stamina ci servirà. Allora, detto questo, vediamo di utilizzare questa. Adesso ho uno di umanità e quindi posso fare torno umano, torno umano. E fin qua c'eravamo arrivati. Sei tornato umano e siamo bellissimi da vedere adesso. Detto questo, poi ero morto dopo pochissimo in realtà. Credo di essere morto col gargoyle, ma non era successo niente. Vorrei darti un consiglio sulle fiaschette, non spoiler se posso. So che il numero delle fiaschette variava, questa cosa qua l'avevo più o meno intuita, se ho capito bene, perché adesso ne ho 5, ma magari riescono ad andare 10 e abbiamo anche un oggetto che teoricamente lo aumenta. Però per adesso caviamocela così e vediamo di andare da quei gargoyle. Ok. Ok, ho fatto decisamente più danni con un ciccinino di forza in più. Sì, grazie Talos. Se vuoi dare dei consigli, a me va benissimo. Basta che non sono proprio degli spiegoni, però ci sta, insomma. Ci sta anche perché sono un po' in confusione su alcune cose, quindi se pensi, insomma, di dare una mano, ben venga, ecco. Allora, intanto vediamo di affrontare questi. Noi continuiamo con la mia, spero, memoria muscolare che migliora. Mi ha fatto malissimo. Ok, qua l'ho fregato. E qua mi tocca curarmi, direi. Perché le fiaschette Estus in realtà funzionano. Cioè, c'è scritto che funzionano sui non morti, ma a quanto pare posso fare questo. Hai provato a scendere l'ascensore? Sì. Però sono tornato subito indietro. Fammi sapere se quella lì magari è un'area nuova oppure vale la pena esplorarla. In quel caso vado. Allora, qui abbiamo la massa di gente. Facciamo così e torniamo indietro. E soprattutto, posso recuperare dell'umanità da questa situazione? Piano.
Piano. Ok, è volato qualcosa. Ah, potresti sapere dove ti porta. Ah, quindi mi porta indietro, stai dicendo. Perché in realtà noi siamo saliti. Forse mi porta alla cittadella, adesso che ci penso. Avrebbe senso che mi porta dove c'era quel cancello chiuso. Potrebbe essere. Allora, intanto c'è qualcuno che ha lasciato cadere qualcosa. Probabilmente sarà una spada. Sì. Immaginavo. Ok. Facciamo un giro? Dai, facciamo un giro. Quindi insomma, non è che rischio di esplorare roba nuova. Però hai ragione. Beh, magari esplorare da questa parte ci sta. Facciamo un giro qua sotto. Io semplicemente l'ho usato, poi non sono neanche uscito, quindi non ho la minima idea di che cosa ci aspetti davanti. Se è una zona del ritorno, potrebbe essere utile, insomma, fare un po' di giri e perdersi nel mondo qua. Comunque abbiamo quei gargoyle, anche perché, insomma, quei gargoyle fino adesso l'ho trovato abbastanza difficile come combattimento, ma perché non sono ancora bravo io a fare le cose. Santuario. Ah, ok. Ah, che stupido. C'eravamo già stati qua, non è, è il posto quello che mi importa, che io casco di qua e poi esco fuori, è quella zona lì, giusto? È quella zona lì? Sì, dove c'è il corvo. Da qualche parte c'era il corvo, credo, vabbè. È il falò iniziale, sì, esatto. No, è che nelle prime esplorazioni, quindi praticamente lì c'è il falò. Sì, lì ci sono le cose del tutorial. E se non sbaglio, adesso lo controlliamo. Io ero arrivato qua. E poi ero andato qua dentro. Ed ero uscito di qua. Esatto, e qua avevo trovato questi. Ok, quindi abbiamo scoperto che cos'è quello lì. E qua ci sono gli scheletri che mi hanno dilaniato nelle scorse puntate. E che adesso andiamo a allegramente evitare, direi, andandocene via di qua, che non voglio affrontarli proprio adesso. Qua c'è il corvo e qua mi ricordo, insomma, dove siamo finiti. Quindi adesso io me ne torno allegramente, facendo proprio tutta la via a casetta casetta. Potrei controllare quanto danno facciamo, se magari mi punta quello giusto. Allora, all'inizio facevo 10 danni. Contro questi adesso faccio... Ok, a parte che ne ho fatti 50, ma avevo il super attacco. Mi segui ancora? Guarda che fa tutto il giro adesso. No, mi interessava con un colpo normale cosa facciamo. Perché adesso l'accetta è più forte, ma anch'io sono più forte in generale. Trova la strada, di casa. Ok, 15 in realtà, quindi neanche tanto rispetto a prima. Ok, questa è una tattica da fare, cioè usare sempre l'attacco pesante perché così li spacco ogni volta. Comunque vabbè, abbiamo sconfitto una cosa che pensavo fosse impossibile nel primissimo episodio. Comunque ho fatto abbastanza fatica. E per tornare di là adesso vediamo se mi ricordo la strada, perché... Ok, quindi sappiamo dove porta, insomma, quell'ascensore. Qua c'era Petrus. Parliamo con Petrus giusto per... Oh, hello. Ciao. I will teach you miracles. Acquisisci un oggetto. Ok, tu mi puoi insegnare altre cosucce. Vabbè, sappiamo che mi può insegnare delle cose. Questo mi insegna il menu dei gesti. E abbiamo detto là... Il... Cosa allora è di qua, giusto? Perché c'era Petrus lì sotto. Sì, 50% in più, quindi... Ci sta. Vabbè, sappiamo che c'è questo qua. Quindi c'è un doppio ascensore. E probabilmente c'è un altro ascensore. C'erano due porte, però. Una è questa. E l'altra è quella di là, che forse mi porta in cima... Dove c'è... Sì, a parte che a metà strada c'è qualcosa. Magari c'è un segreto là. O forse semplicemente c'è... Sì, perché qua vedo che va in su. Magari c'è l'altro ascensore che mi porta di sopra. Comunque io non ho salvato ancora, quindi... In realtà posso...
Sì, è utile per saltare quei nemici là eventualmente questo discorso. Proviamo ad andare contro i gargoyle. Sono abbastanza equipaggiato. Ma. Proviamo ad andare a vedere, dai. Proviamo ad andare a vedere cosa riusciamo a combinare contro quello. Contro i tipi. E devo cercare più che altro di prendere tempo o di essere molto aggressivo. Facciamo una prova un attimo a avvicinarci a questi gargoyle. Nel dubbio, palla di fuoco. Potrebbe. Ehi! Cosa ci fai qua tu? È perché sono umano? Ah, ok. Quindi da umano posso evocare i fantasmi, in questo caso evoco Soler. Ah, fa la mossa allora dell'Oda al Sole. E quindi adesso abbiamo Soler con noi. Ah, il consiglio fiaschetto. Ah, perché nel fallo iniziale magari me ne dà di più? Perché è più forte? Adesso, domanda per Talos. Conviene che torno anche se ho appena evocato Soler o a sto punto vado avanti e via? Perché a questo punto Soler mi dà una mano col combattimento. Cioè, effettivamente quanto dura? Finché è vivo o no? Prova? Dai. Proviamo. Sì, tanto siamo qua, quindi. Quindi lui mi segue. Qui è dove sono morto l'ultima volta. Io mi prendo allegramente questo. E curiamoci. Cambiamo. Aia. Concentrati su di lui che io penso a questo. Cazzarola, avevo premuto per parare e ho premuto il tasto sbagliato io. Vabbè, mi ha disintegrato, però c'eravamo vicini, eh. Uno dei due sta per morire. E l'altro ha metà energia. Quindi in realtà gestita in questa maniera è decisamente più facile. Vabbè, siamo morti. Facciamo un attimo quello che abbiamo detto di fare. Allora, intanto non ho umanità, quindi comunque siamo ritornati punto a capo. Ma vedo uno spiraglio. Che non è male. Questo spiraglio è. A sto punto conviene affrontare i boss in modalità umana perché è più facile, perché puoi farli cooperativi? Penso di sì. Che non è male come idea, eh. È un'ottima meccanica. Quindi, cosa facciamo adesso? Intanto farmiamo ancora un pochino e. Aia. Perfetto. Ok. E a questo punto torniamo un attimo al falò iniziale. Prima però vorrei comunque affrontare quelli là sopra che ci danno qualcosina. E più che altro questi possono effettivamente darci. Non lui, ma gli altri sicuramente ci hanno dato umanità. Non so se dipende dalla quantità di nemici oppure semplicemente una roba di fortuna. L'abbiamo incastrato qua, non è male. E mi ha beccato anche se era un po' difficile. Ok. Andiamo di parry che ci sta. Perfetto, detto questo, allora ce ne andiamo di sopra di qua. Affrontiamo questi. Ok, no.
Beccati tutti e tre. Ok. Ok, ok, ok. Giusto per... Proviamo a vedere un attimo qua sopra se questa cosa ha senso. Nel dubbio palla di fuoco? No, se l'umanità è ancora qua o semplicemente me la sono dimenticata io prima. No, ok, non c'è più adesso. Quindi sì, era un oggetto che è spawnato dopo che abbiamo aperto la cassa col tipo dentro, praticamente. Abbiamo distrutto la cassa col tipo dentro. Però c'ho uno di umanità. Quindi potrei rifare la stessa cosa di prima, ma a questo punto la facciamo non di qua, ma la facciamo passando comunque attraverso quell'ascensore. Sì, forse conviene che quando trovo un'area nuova da esplorare, tipo questa qua degli ascensori, che uso... Cioè, faccio un passettino più avanti per vedere se è un'area nuova e in caso torno indietro. Perché qua veramente era intuibile, insomma, che era un'area... cioè, se facevo un passo in più si capiva dove ero. Sì, anche guardando magari il contorno. È che io sono andato diretto, insomma, si poteva fare. Mi sa che posso scendere dall'ascensore prima. Potrebbe essere utile per qualche tipo di dinamica. Comunque, scendiamo giù, abbiamo detto... Dobbiamo scendere o salire? Scendere di qua, giusto? Sì. Sì, perché qua c'è Petros. Io me ne torno indietro da questa parte e ci riposiamo da questo lato. Sì. Se io riposo qua... Ah, adesso ho 10 fiaschette. Ok, quindi è la tipologia di fiamma. Ok, questa è una fiamma più forte e quindi mi ha dato più fiaschette. Buono. E tu non mi hai detto niente? Sì, ho trovato dove le posso forgiare. Grazie. L'apprendista? Ok. He left for the undead burg, but never came back. Serves him right. If even old Big Hat can't make it out there, gran cappello. I hope he enjoys his new life as a hollow. Ok, grazie per le informazioni. What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another. Quindi ho 10 fiaschette qua. Well, listen carefully then. One of the bells is up above. Ok, questo è importante. Chiesa ai morti. Ma il montacarichi è rotto, ok. Dovrei salire le scale fino alla rovina e accedere al borgo dei non morti tramite il corso d'acqua. Tramite il corso d'acqua? Ok. La città infame, infestata dalla peste. Ok, quindi continuare a parlare con lui mi dà sì tante informazioni. Bloody hell, what is it now? You ask too many questions. E adesso mi dici la stessa roba? What now? No. I'm not up for chatting. Leave me alone. Come ti chiami? Qual è il tuo colore preferito? What now? Sì. I'm not up. Ok. Allora, quindi. Diciamo che la nostra missione è quella di suonare le due campane e fin qua ci siamo arrivati. Adesso con... Dovrei diventare umano magari prima. Tanto l'umanità ce l'ho. Quindi a questo punto possiamo andare qua. Cambia qualcosa fare torno umano da qua? Non credo. Però magari possiamo parlare con lui in versione umana. Se ti parlo adesso? No, ok, posto. Non si è accorto che noi ci siamo improvvisamente trasformati in un altro essere. Ok, adesso in forma umana possiamo di nuovo fare quello che abbiamo appena detto prima. Quindi, e tra l'altro abbiamo il doppio delle cure adesso se riesco ad utilizzarle.
Adesso se noi andiamo su avremo dentro la chiesa nessuno, ma sopra c'è, però c'è il tipo che è sulle scale, quindi quello sarà il primo da affrontare. Poi ci sono gli zombini. Stavo dicendo, si vedono dei... Questa è la zona del... facciamo un attimo, un secondo, questa cosa, perché mi interessa, poi me la dimentico. Guardiamo un attimo se ci sono altre vie d'uscita man mano che scendiamo, perché ce n'è una. Qui? Ok, lì c'è il montacarichi a metà. E qua io posso buttarmi fuori in realtà. Mi sa che mi posso buttare fuori in quella direzione. Facciamo una prova. Posso farlo mentre salgo? Qui. È solo che adesso mi ha dato via l'ascensore. A cosa serve stare qua sopra? Ah, c'è un oggetto là in fondo. Quindi io posso fare così. Sì, c'è un modo per recuperare quell'oggetto in qualche maniera. Qua posso fare il giro di qua. Là sotto è dove c'erano i tizi. Lì è dove c'è il corvo. E come si fa il salto? Questo è il salto? Sì, potrei fare quel salto lì per passare da uno all'altro. Che rischio. Se io faccio... No. No. C'era l'altro tipo di salto che non mi ricordo come si fa. Ah no, è quello in corsa. Quindi dovrei correre. Yeah! Au. Che bel volo. Bene. Quindi adesso vabbè, ho sprecato questa cosa, ma va benissimo così. Intanto vediamo di ritornare a casa base a sto punto. Sì, probabilmente facendo un po' di parkour si riesce a fare quella roba lì. Allora, intanto facciamo il giro per tornare a casa. E di qua, gira da questa parte. Gira di qua. E qua ci arriviamo. Perfetto, adesso bisogna vedere se c'è l'ascensore, se no abbiamo il mondo da esplorare di nuovo. Posso chiamare l'ascensore da qua sopra? Ho fatto una cavolata? Mi sa di sì. Ah, però c'è questo. Quindi va su uno e va giù. Ah, ecco perché lo vedo a metà strada, ecco perché... Vabbè, quindi l'ho sbloccato una volta e adesso si sblocca sempre. Vabbè, abbiamo capito una cosa. C'è l'altro che sta andando giù intanto che io vado su. È vero. Così ha senso. E quindi adesso si apre la porta di destra anziché quella a sinistra. Benissimo. Chiesa dei non morti. Allora, c'è il tipo da affrontare qua sopra. Facciamo scendere. Vieni pure. Ho provato ad attaccarmi mentre mi curavo, ma per fortuna ce l'ho fatta a sopravvivere. Adesso dobbiamo andare di qua. Quindi sì, quindi il livellare... Questo spiega perché dobbiamo livellare i cosi. I falò.
perché l'ho fatto? Ok. Perfetto. Dobbiamo comunque curarci, però almeno abbiamo ancora un sacco di fiaschette. Quindi ha molto senso trovare comunque una strada per il ritorno in qualche maniera, per utilizzare i falò indietro. Adesso ci sarà di nuovo Soler? Ho le mie 8 palle di fuoco, ho il mio scudo. Sì. Tocca segno evocazione. Vai. Quindi evochiamo pure Soler. E vediamo di riprovare il gargoyle. Dobbiamo aspettare che si carichi? Sì. Carichiamo anche già la palla di fuoco e via. Ok, uno è andato. Concentrazione. Aspetta che riusciamo forse a fregarlo girandogli da dietro. Ok, spaccandogli la coda è decisamente più facile. Fatti? Vittoria, ok, grazie Soler. Molto bene, umanità gemelle e medaglione del sole. Allora, vediamo intanto che cosa sono questi oggetti. Medaglione del sole, medaglia del sommo onore. Una medaglia incisa con il simbolo del sole, questo sommo onore è riservato a chi evoca il guerriero del sole e completa un obiettivo. Questo simbolo rappresenta il primogenito di Lord Gwyn che perse il suo potere divino e venne cancellato dagli annali. Ma l'antico dio della guerra veglia ancora sui suoi guerrieri. Non posso usarlo, quindi è un oggetto storia, non so bene come definirlo. Poi abbiamo queste... Permette di acquisire 2 punti di umanità e recuperare PV. Ok, quindi è un'umanità però più forte. I punti umanità non ho ancora ben capito, perché sono umano ma non so che cosa vuol dire avere più umanità. Magari per utilizzare un determinato tipo di armi potrebbe essere. Comunque buono che siamo riusciti ad arrivare fino a questo punto. Ci sono ancora 5 statue di gargoyle in giro. Questa mi ha sbloccato intanto questa entrata qua, che prima era coperta dalla nebbia. Qualcosa di utile a questo piano? No, io direi ancora che possiamo andare su. Ci stiamo avvicinando alla famosa campana. Non abbassiamo la guardia, Questo è un piano senza niente, sembrerebbe. Il gioco lagga un pochino qua. La campana è sopra di noi? Siamo belli in alto. Attenzione a non cascare. A parte esserci un gargoyle anche qua, anche più di uno. Questa è una bella foresta gigante e noi però abbiamo l'entrata per arrivare lì, se non sbaglio. Sì, ci siamo. Ci siamo. È il momento di tirare la leva. Ta.
Tra l'altro, quando fanno questi shot qua, queste cose indietro, ci sta. Campana, chiesa dei non morti, suona la campana del risveglio nella chiesa dei non morti. Ok, quindi questo era il primo obiettivo da fare. E ce l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo trovare l'altra campana che era di sotto. Quindi intanto vediamo di... Intanto abbiamo 12.000 adesso, ho visto, di esperienza, quindi conviene che torniamo sicuramente a spenderli per livellare o... per comprare qualcosa. Potremmo forgiare le armi, potremmo... Mi sa che per adesso andrò ancora a livellare. E adesso dobbiamo capire dove andare. Allora, salve. Greetings. I am Oswald of Caerulean, Oswald. the Pope. Thou art a friend. For thee, Ok. warm welcome. Comest thou to confess? For to accuse? For indeed, all sin is my domain. Acquista oggetti. Ah, ok. Pietra riduce maledizioni accumulate. Annulla maledizioni. Questa, le maledizioni non so ancora come funzionano. Denuncia l'abuso di un invasore. Denuncia l'abuso di un invasore. Ricevuta venduta dal vescovo di Velka. Se verrai ucciso da un invasore, usala per denunciare il crimine del trasgressore. Il giocatore incriminato verrà aggiunto all'elenco delle anime sventurate che un giorno affronteranno l'ira delle lame della luna oscura. Questo è una roba multiplayer, mi sembra. Conte di Karim. Ok. Posso comprare delle pietre di ritorno. Libro dei colpevoli. Esamina l'elenco dei giocatori incriminati. Ah. Poi che cos'hai? Giustizia vendicativa. Talismano di Velka. Un oggetto che mi dà. Talismano, tramite per lanciare miracoli degli dèi. Questa ciocca di capelli neri usata come talismano appartiene a Velka, dea del peccato, permette di lanciare miracoli senza attingere alla fede ma all'intelligenza. Ok. Quindi questo. Vediamo un Thou art attimo. welcome Sì, anytime. It adesso is ti parlo di very nuovo. human to commit a sin. Forse. Ok. Non andartene via. Fede, intelligenza, quindi vuol dire che se sono più intelligente, anziché avere più fede per fare gli attacchi, posso usare l'intelligenza per fare gli attacchi, forse una roba del genere, che sarebbe utile per devastare più gli avversari con le palle di fuoco. Potrei provare una cosa del genere. I am pleased to see. Direi che possiamo co non costare neanche tanto, giusto? No, 5.000 costa. Anello aumenta la resistenza a sanguinamento, muore senza perdite, ma l'anello si rompe. Ah, ok, questo è utile nel caso dovessi morire e ho tanta esperienza da portarmi dietro. Non è uno di questi li comprerei. Giusto per avere un paracadute. E a sto punto compriamo anche questo talismano qua, dai. Magari sto sprecando questa cosa, però. Faccio quello che mi sento in questo momento. Poi parliamo ancora con te un attimo, sì, ridi. Ridi in una maniera un po' perversa, devo dire. Cambio equipaggiamento. Allora, come anello ci mettiamo l'anello del sacrificio. E poi l'altro oggetto era il talismano di Velka. Questo è il talismano tramite per lanciare miracoli. Talismano comune assegnato ai credenti. Equipaggio del talismano per lanciare miracoli armonizzabili dal pergamino accanto ai falò e spesso utilizzabili. Ok, quindi se io questo me lo metto. Devo avere le caratteristiche. Allora, fiamma della piromanzia lo teniamo qua. Perché ho mano destra e mano sinistra. Ah, perché in realtà è indifferente, insomma, sta cosa. Però se qua io metto questo talismano, ci vuole 16 di intelligenza per poterlo utilizzare. E invece l'altro talismano ci vuole 10 di fede. Quindi effettivamente possono essere utili per usare i miracoli, che non sono la piromanzia, è un altro tipo di magia. E
e a quel punto potrei cominciare a utilizzarle effettivamente. Vabbè, dai. Intanto abbiamo messo l'anello, che mi interessa avere quello per adesso, cercando di non morire il meno possibile, anche perché siamo proprio sul numero tondo, quindi sarebbe un po' un peccato. Detto questo, di qua torniamo indietro, senza troppi. Teniamoci le fiaschette. E in alto, adesso ho visto sotto la barra della stamina, è apparso il simbolo dell'umanità. Cosa vuol dire quel simbolino lì dell'umanità? Che ho uno di umanità in più? In questo momento ho umanità zero. Perché ho l'umanità zero e ho quel simbolino lì? Devo capirlo pian pianino adesso con l'esperienza. Intanto torniamo un attimo avanti. Là sopra non mi serve andare, quindi andiamo giù di qua. Adesso, come vie per da poter esplorare, questo è morto in quella posizione, ok. Come posti da poter esplorare, abbiamo detto che comunque devo tornare a salvare da qualche parte, quindi a questo punto torniamo di qua. Poi la via per andare avanti è quella del fabbro, mi viene da dire, in quella direzione là. Perché sì, mi sa che è l'unica direzione, a parte le catacombe, mi sa che è l'unica direzione favorevole, insomma, quella con quella specie di boschetto verde scuro. Allora, intanto vediamo un attimo di andare a salvare. Santuario del legame del fuoco. Potrei andare anche a parlare con l'altra tipa che sta un po' più lontano, ma lasciamo perdere. Andiamo qua, facciamo il nostro salvataggio, facciamo un aumento di livello, scusate, e ci diamo un po' più di stamina, così pian pianino dovrei cominciare a fare attacchi sempre più forti. Abbiamo le nostre fiaschette al massimo. Tra l'altro è interessante, se io ho tipo 6 fiaschette o 10 fiaschette e vado a salvare di là, mi scendono a 5 e mi rimangono 10. Questa è una cosa da sperimentare. Comunque torniamo su e andiamo al fabbro, e dal fabbro andiamo giù e vediamo che cosa ci capita in quella direzione. Ta-ta-ra-ta-ta. Allora, qua ci siamo. Avanti da questa parte. C'è il tipo che ci attacca da sopra? No. Allora andiamo di qua. Qua abbiamo sicuramente questi. Da affrontare. Ah, troppo tardi. Troppo presto, anzi. Mi sa che quell'umanità che ho lì non ce l'avevo. Quel simboletto lì non ce l'avevo all'inizio. Adesso ce l'ho, perché sennò l'avrei notato prima. Quindi probabilmente a forza di uccidere gente quel numero non sale, ma abbiamo avuto solo quel simbolino in più. Ok, allora andiamo pure di qua. Vediamo di scendere. Abbiamo un altro salvataggio qua, ma non lo usiamo. Anzi, proviamo a usarlo per rispondere alla domanda di prima. Ok, le fiaschette rimangono 9, però abbiamo salvato qua. E qui, qua sotto c'era quella specie di boss. Possiamo tentare non nuoce. Abbiamo un salvataggio qua. Proviamo ad andare a vedere questo cosino che stava qua. Salve. Ok, non è il caso, perché mi disintegra dopo 2 secondi. Ok. E allora andiamo di qua e vediamo se è un'altra area a sto punto. Sarà un'altra area. Allora, io sono... Ah, qua però è tutto chiuso, giusto? Perché c'è lui.
Ci sei tu e non è tutto chiuso ancora, giusto? Sì. Quindi di qua non ci possiamo andare. Patato su lui, sì, esatto. Più una cipolla sembra, però. Quindi questa è chiusa, quindi non possiamo andare di qua. Il tipo ha detto che bisogna andare sotto la città dei borghi, là dove c'è la peste. Quindi proverei ad avvicinarmi in quella zona. Perché io sono andato molto verso l'alto, ma non verso il basso. E sicuramente nella città dei borghi ci sono alcune strade che non ho esplorato del tutto. Quindi a questo punto conviene che torniamo di là. E andiamo a cercare sta seconda campana. Adesso sono. E magari nel frattempo facciamo un po' di esperienza. Ok. Andiamo di backtracking. Ah, maledetto. Ok. Depreda corpo. Elmo del soldato vuoto, è quello che ho addosso. Ok, quindi per tornare indietro dobbiamo andare qua sopra. Là c'è il cavaliere col mantello. Che nel dubbio. Nel dubbio palo di fuoco. Perfetto. Aspettiamo questo qua che è quello che fa la stoccata. Perfetto. Qua possiamo scendere. No, scusate, salire da questa parte. Qui è dove abbiamo incontrato il tipo. Noi scendiamo di qua. Andiamo di qua. E qua siamo ritornati quasi alla città. Qui è dove c'era il toro. E dobbiamo andare là praticamente. Qui se passiamo dentro c'è un po' di gente da affrontare. Non qua sopra ma poco più sotto. Ho usato l'attacco in salto, che figata. Ah ok, funziona. Funzionerà con questo? Proviamo. No. Ok, abbiamo fatto un po' di casino, dai. Ci siamo fatti un po' di esperienza. Ah! Perfetto. Dark Souls richiede davvero tanta esplorazione e attenzione. Basta poco per perdersi. Vero, verissimo. Tra l'altro non riesco a capire Talos perché non c'è... Ah, non c'è il tuo personaggio? È vero, vero, vero. Fermi tutti. Fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti. C'è Stream Avatars che non va. Adesso un attimo te lo tiro fuori. Perché l'ho dovuto riavviare perché i problemi tecnici all'inizio. Vabbè. Siamo stati senza Avatar fino adesso, ma adesso arrivano. Tra qualche secondo dovrebbero vedersi. Credo. Spero. Sì, eccovi. Che così ve lo... Se siete... Se Nikius, Talos o comunque chi c'è è su... su computer, su desktop, può personalizzarsi l'avatar. Mi dite, provate a vedere, vediamo se si può fare. Qua ci sono diversi tizi. Aha! Vabbè, scappiamo che tanto quelli che c'è con... le frecce non mi interessano. Qua ce n'è uno nascosto qua.
Questo volevo fare prima. Mi spano la freccia fin qua in fondo o sbaglio? Eh sì, mi riescono a beccare fin qua in fondo. Allora, qui eravamo arrivati. Ok, c'è un bestione qua. È il drago di prima? Vedo l'ombra di un affare gigante. Questa è una statua. Sì, questa è una statua. È il... Ah, ok, è il drago che sta davanti al cancello. Questo. Noi siamo... Perché ci sono due vie qua? E tu da dove spunti fuori? Mi ha devastato! Ok. Un paio di cose. Allora. Noi siamo arrivati dalla scala, quando siamo arrivati lì, e non ho fatto la scala a chiocciola, quindi era la prima volta che la facevo. E sopra c'è un nemico interessante, diciamo così. Quindi conviene che... Intanto l'anello sia infranto, giusto? Perché l'ho comprato apposta per l'esperienza. Però... No, sto facendo il giro sbagliato. Vabbè, proviamo a vedere. Possiamo evolvere qualcosa con te? No. Possiamo potenziare? Possiamo fare l'accetta più 2. L'accetta più 3. La mitica accetta che si romperà tra poco, tra l'altro, mi sa. Però vabbè, l'ho usata. E adesso ho un'accetta fortissima. E vorrei vedere... Apprendi gesti? Ok. E ripara oggetto. Non devo riparare la labarda, bene. Potenza armatura? Vabbè, ho sprecato un po' di oggetti in realtà per evolvere delle cose, ma ci sta così. Bene, detto questo, adesso che abbiamo un'accetta più un sacco, che dovrebbe fare molto più male di prima, possiamo tranquillamente riposare qua, resettarci le fiaschette che sono diventate 6 perché sono le stesse che avevo prima, credo. Ravviva fiamma, non possiedi nessuno... Ah, ok, con la fiamma forse... tiro solo umanità. Comunque sono ancora umano. Quindi sono morto, ma sono ancora umano tecnicamente. E non ho più quell'umanità là sopra. Quindi vuol dire che quelle sono le vite da umano, credo. Cioè se adesso muoio torno a essere spirito. Ma se ho quel cosino lì che ho fatto probabilmente con l'esperienza, rimango in questa forma. Potrebbe essere la spiegazione. Sto pensando, abbiamo una via più breve per arrivare alla città se non facendo backtracking? Non sei morto perché avevi l'anello, ok, quindi è solo l'anello che mi dà questa cosa. Comunque ho perso quella cosa sto dicendo? Aspetta che ci concentriamo un attimo. Ok, faccio decisamente più danno. Perfetto. E faccio decisamente più danno. Cerchiamo di rimanere più umano il più possibile, in modo che vediamo se mi capita di nuovo di avere l'umanità con l'iconcina là sopra. Ma cazzarola, mi ha fregato proprio. Ah, però posso aspettare questo qua. E posso sfruttare questo. Ah sì, c'è la porta della chiesa, è vero, hai ragione. Però adesso vorrei tornare dove sono morto. C'è la porta della chiesa effettivamente davanti là.
Però davanti alla chiesa ci sono un paio di persone da affrontare. Però sì, dai, ci può stare. Lì ce n'è uno, ma io me ne frego. Vado di qua. Volevo tornare un attimo qui. Ah, qua, ok. Sì. Devo fare il giro di là, vabbè. Ma se io faccio direttamente... Se io facessi direttamente così... Questa porta stai dicendo tu. È una bastardata quel nemico sulla torre. Effettivamente è molto tosto. Non so se sarò in grado di affrontarlo. Decisamente più danno faccio. Aia. Quindi era qua sopra. Questa è una scala al contrario, tra l'altro, rispetto a quella che diceva Nikius. Che bello. Ma se io scappo per le scale? Ok, mi segui. Non vedo niente. Au. Cazzarola! Vabbè, almeno adesso siamo morti sotto le scale, quindi possiamo recuperare quello che dovevamo recuperare. 52. Va bene, adesso facciamo il giro. Giusto. Allora, ce ne andiamo qua sopra. E vediamo di fare il giro per la chiesa a sto punto. E sono tornato non umano adesso, effettivamente. Sono tornato uno zombie. E faccio anche un danno in meno. Faccio leggerissimamente meno danni. Ok, sto decisamente migliorando comunque in generale come... come colpi. Qui avrei bisogno dell'alabarda se volessi fare. Ottimo, fuori uno. Adesso vediamo se riusciamo ad affrontare l'altro facilmente. O gli altri, in realtà, sono due. Ce la facciamo. Curati pure. Titanite, ok, per potenziare roba. E titanite, ok, sappiamo che questi sono abbastanza volenterosi a darci la titanite per poter avanzare.
Quindi già hai scoperto i due vantaggi dell'umanità. Eh sì, effettivamente sì. Uno, che facciamo più danni in generale, senza che il gioco me lo dica praticamente. Ma il gioco non mi dice mai niente. Ho imparato a convivere col fatto che il gioco non dice mai un tubo. Non ho armi a distanza. Sì, non ho armi a distanza perché avrei dovuto prendere i dardi, effettivamente, se ce li avevo. Niente, non riesco a evitare quel colpo lì. Ok, quindi andiamo pure di qua. Lasciamo stare quelli. E mi colpisce lo stesso. Mi sa che è imparabile quello, adesso che ci penso. Beh, se continua così mi sa che è proprio imparabile. Sa proprio di colpo imparabile quello lì. Cioè, parabile ma non perriabile. Da che vengo ucciso dalle frecce, per favore. Ok, è qua che sono morto. Quindi ci prendiamo il nostro potere indietro e abbiamo 3000. Perfetto. Detto questo, non andiamo su, ma scendiamo giù di qua. Scendere giù di qua mi fa passare di nuovo dove ci sono i topi. Ed è qua che ci sono i topi in realtà. Che hanno buone chance di rilasciare... Che teoricamente hanno buone chance di rilasciare umanità, ma in questo caso non è stato così. Io posso tornare indietro da questa parte anche se c'è il tipo là sopra? Qua devo aspettare lui? Ok. Piuttosto che venire brustolito si è buttato giù. No. Ok. Io ero arrivato qua col tipo sopra di me. Qui eravamo andati da questa parte. Da questa parte c'era la scala da qualche parte per accedere all'altro. C'era questa scala per accedere a quell'altro portale che è lì. Quell'altro salvataggio. Che a questo punto lo usiamo. A questo punto usiamo questo salvataggio qua. Avanzamento di livello, posso ancora farli. Ok, tiriamo su ancora la stamina. E in realtà ho delle armi che posso selezionare. No, andiamo sì, andiamo su di stamina, dai. Livello 20 sono addirittura. Che in realtà non è che voglia dire granché in questo gioco, però ci sta. E abbiamo altre zone di questa città da esplorare. Quindi intanto vediamo di... capire dove si è... Questo si è ucciso da solo, sì, ok. Perfetto. Allora, noi eravamo arrivati qua. Quelli sono i due che ho sconfitto. Ok, e possiamo risconfiggere così. Allora, là sopra ci sono stato perché c'erano i tipi che lanciano le bombe. Tra l'altro la torre... è quella la torre dove c'è il tizio? Io sono venuto fuori da qui. Sono andato su di qua. Quella la torre là sembra essere quella dove c'è il nemico sopra.
però c'era un'altra zona da affrontare per andare verso il basso. Allora io torno indietro e pian pianino vediamo se troviamo una via del ritorno. Su quella scala ci sono già stato, almeno sono abbastanza convinto di sì. Funzionamento tecnico del Perry è particolare ed è nascosto ovviamente e non è scopribile se non dopo tante prove di esperimenti. In pratica ogni scudo ti concede un unico... Sì, sì, il discorso del... che lo scudo diverso ti dà un Perry diverso, questo l'avevo capito. Questo... Ok, sto cercando di capire dove sono esattamente. Sto tornando indietro. No, allora, di qua si torna indietro da questa parte. Potrei scendere qua sotto. Questo mi porta di qua e mi porta di qua. E mi porta di qua più che altro. Ok. Ah, ok, adesso ho capito dove sono. Sono praticamente tornato all'inizio. E questo è il posto da esplorare? C'era il discorso del fiume, ok. Qui c'è un topo, da qualche parte. Credo. C'è un topo là in fondo? Sì, eccolo là. Siamo ritornati a casa, ok. Quindi questa è la strada per tornare indietro. Forse quello che diceva del fiume prima, che diceva qualcosa riguardo al fiume. Comunque, ritornando avanti... Siamo ritornati nella città, quindi qua si ritorna nel borgo e adesso devo andare sotto il borgo. Però non è la catacomba, l'ha chiamata in un'altra maniera. L'ha chiamata tipo la città infame, la città... Maledizione, ok. Che sia questa. Qua mi ha fatto cascare qua. C'ero già stato. Ah, ok, ci sono questi. Ti one shot? Ti one shot. Qui si può entrare qua dentro? No. Ok, là ci sono quelli appesi che adesso mi attaccheranno. Venite su? Mi ha fatto l'attacco in salto dopo uno scalino. Ho fatto l'attacco in salto dopo uno scalino, mi è piaciuto che ha fatto l'animazione e tutto di questa. Di questo attacco qua. Allora. Sì, mi riduce il danno subito, esatto. Allora, se salgo di qua, c'erano degli arcieri qua. No, c'era il tipo che abbiamo già visto là e quindi quello l'abbiamo già fatto. Quindi non è questa la via. Non è questa la via. Proviamo a... Sicuramente lì c'è qualcosa che non sono ancora mai arrivato. Come faccio ad arrivare lì? Lì ci arrivo da qua? Questa è la scala iniziale, sì. Quindi qua sotto devo arrivare in qualche maniera. Di qua sono stato, di qua sono stato. E di qua ci addentriamo sui nostri passi. Quindi secondo me è qua intorno questa cosa. Qui sotto ero stato, sì. E si fa cadendo da questa parte. Questo me lo ricordo. Che l'avevo fatto, che mi permette di arrivare qua. E mi permette di arrivare qua, che è dove sono caduto poc'anzi. Poi io ho fatto questo ponticello e sono andato di là. Se io faccio questo ponticello e vado di là,
e poi giro leggermente a destra, non c'è niente, però c'è il tipo là sopra. Per raggiungere quello però devo arrivarci da di là, che è dove c'è quella finestra lì, che è dove c'è quella cosa là, che ci arrivo arrivandoci da qua sopra. E per arrivare qua sopra devo comunque fare tutto il giro di nuovo. Sì, adesso non mi si arrampica più in su, quindi devo trovare un altro modo per salire, che era questa scaletta qua, che mi porta a questa scaletta qua. No. Eccolo qua. Anima di non morto. Ok. Con un po' di ragionamento ce la facciamo. Adesso devo cercare di andare in basso. Sì, comunque ci sono veramente scale ovunque. In posti che tu dici, ah, vado dritto perché c'è qualcosa che mi attrae. In realtà devi girarti e trovi un'altra via per passare. Allora. Qui sembra che sono in un loop. Però proviamo un attimo ad andare su e guardarci attorno. Questa zona non sembra... Là c'è un cancello. Ok. Là non mi ispira tanto. Qua sotto lì, dovrei arrivare nella zona qua verde, questo prato che sta qua sotto praticamente. Vorrei cercare di arrivare. Per arrivarci devo scendere parecchio. Quindi proviamo a fare questa cosa. Andiamo avanti di qua. Andiamo leggermente più avanti, vediamo se c'è un'altra via verso il basso, perché qua mi fa salire. Mi fa salire, mi porta su queste mura, ma io devo andare qua sotto. Per arrivare qua sotto ci arrivo da qua. Probabilmente basta saltare in qualche maniera strana. Però voglio capire se col ragionamento ce la facciamo. Qua sotto voglio andare io. Vediamo se... Sì, perché potrei fare questo salto qua. Qui avevamo trovato un oggetto. Quella era la porta che si poteva chiudere. Qua potrei buttarmi delle scale, ma è un rischio. E qui c'era il coso, ok, con i tipi che mi lanciano le bombe. Quindi, secondo me... Prima c'è una deviazione. Prima c'è una deviazione di qualche tipo. Questa scala qua. Allora. Se io scendo un attimo. E scendo ancora qua. E scendo ancora qua, se mi butto mi uccido? Pelo troppo alto. Scendiamo di qua. Di qua sono stato? Sì. Quindi scendiamo di qua. Possiamo anche provare a distruggere queste per vedere se c'è qualcos'altro. Comincio ad arrivare a terra, ma non ancora. Posso tagliare di qua. Però se taglio di qua, poi c'ho tipo 70 piani di caduta qua. Ah, dov'è il posto per poter andare più giù? Tataratata. Prima stavi ragionando bene. Ok, grazie. Qui non posso scendere in qualche maniera? No. Sì, mi sa che dovrò usare un tipo di salto o qualcosa del genere. Qui sono abbastanza in basso? Mm.
lì ci sono delle sporgenze, lì è dove c'è questo ponticello qua. Dai che ci siamo, ci sono le mie rotelle che stanno girando pian pianino, ma ce la fanno. Devo riuscire ad arrivare più giù da qua. Qui hai esplorato bene, poi eri salito, se ricordi, ed hai detto per arrivare lì giù devo scendere da qui sopra. Hai fatto un giretto nel piazzale e poi sei scappato tornando qui sotto. Poi eri salito, se ti ricordi, hai detto di arrivare lì giù, devi scendere da qui sopra, esatto. Cioè, quella scala mi porta qua. No, c'era l'altra scala, ma... questa mi porta giù qua. Ancora più sopra. Più avanti, dici? O più indietro? Qua no. Vicino al falò. Ok, quindi... ah, ok, forse un po' più avanti allora. Quindi era in questa direzione qua, su di qua. C'è questa piattaforma qua e quella piattaforma... ok, c'è un tipo là. Eccolo là. Questa è una via dove poter andare. Sì, perché qui in realtà io vado dritto, ma qua a destra c'è questa zona qua che ci sono due nemici e non c'è nient'altro. Quindi che senso ha mettere due nemici qua? Ah, aspetta, ma l'avevo già trovata anche questa. Che c'è la scala qua, l'avevo anche già trovata un po' di tempo fa, è vero. È solo che non ero mai arrivato qua sotto poi. Che c'è il tipo nascosto qua dietro. Sì, sì, l'avevo già esplorata pure sta cosa, pensa te. Che c'è il tipo qua. Questo però non ci avevo parlato. Well now, you seem to have your wits about you, hmm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for commercio sale. Anime. Cosa vendi? Polvere riparante, ripara l'impugnatura, coltello da lancio. Sì, mi sa che ho preso i coltelli da lancio da lui, può essere. Dito rinsacchito, pietra arancione. Ok. Baule per gestione dell'inventario e falò. Interessante. Spada corta, stocco, un arco, oh, l'arco. Prendiamoci l'arco. Questo scudo è migliore di quelli che ho? Chi lo sa. In questo momento non lo so. Elmo di maglia. Aspettate, come faccio a confrontare? C'è un modo per confrontare. Ah, grazie. Allora, intanto cambio equipaggiamento. Possiamo finalmente metterci. Un arco. Con delle frecce. Ok. E vedere il nostro equipaggiamento. Quindi io adesso ho questa armatura qua che tiene 28 più o meno. Questa tiene, come faccio a vedere, devo selezionarlo? Sì. 10, vediamo se gli parliamo, magari mi dà qualche altro tipo di equipaggiamento. Sotto armature. 12, 30, ok, sembra essere molto meglio.
può essere anche di no, Però effettivamente potrei provare qualcosa di diverso. Dov'è che me l'ha messo? Scusate, cosa ho comprato? Questo? Mi hai venduto un oggetto che non è quello che mi hai venduto? Ah no, armatura di maglia, eccolo qua. Che stupido. Ok, pesa di meno e tiene di più, bene. Ok, ho la chainmail praticamente addosso. Bene, faccio un casino tremendo adesso. Ma almeno sono un po' più vestito per l'inverno. Detto questo, allora noi siamo scesi giù, abbiamo affrontato questo e siamo andati di qua. Oh, questa è l'area che volevo esplorare prima. Proviamo? Fico. Ok. Se mi annoio ad affrontare quel tipo di nemico, posso affrontarli comunque da lontano, ma devo comprare le frecce. Questa è la scala che abbiamo visto prima da qualche parte, mi sa. Che l'abbiamo vista da un ponte di qualche tipo. Da questo ponte qua mi sa che l'abbiamo vista prima. E adesso però siamo qua sopra. Qua c'è questo. Sì, mi sa che addirittura eravamo arrivati qua e abbiamo preso l'oggetto e abbiamo detto non c'è più via d'uscita. E invece c'è. Questa ci siamo appena arrivati, sì, perché io sono sceso da là, sono sceso di qua e adesso sono qua sopra. E adesso posso andare qui. Posso andare qui? Ha senso andare qui? Ha senso andare... Questo mi fa tornare indietro. Ci sono già stato qui? Potrei provare a buttarmi lì? Proviamo. No. Siamo ritornati dove eravamo? Sì. Ok, quindi adesso comincio a capire più o meno... Avere la mappa mentale ci vuole un po' di tempo, ma ce la faccio, eh. Quindi, allora, ritorniamo più o meno dove eravamo. Quindi di qua, giù per la scala. E giù di qua. Qui posso decidere se uscire di là o uscire di là. E non c'è una terza uscita, mi sa. Uscire di qua mi porta dal tizio. Però non c'è nient'altro. Uscire di qua, di là non c'è niente, uscire di qua mi porta a questa zona che mi porta più giù, ma io voglio andare ancora più giù. E posso farlo qua? No, posso farlo qua? Queste zone sono tutte occupate, sì. Però sono quasi a terra, quindi mi sa che qui... Si vede poco, ma lì in basso a sinistra mi sa che possiamo andare. Sulla vostra schermata a sinistra possiamo andare in qualche maniera. Quindi proviamo ad andare qua sopra, perché non c'è altra via di fuga, mi sa, in questo momento. E possiamo andare qua a sinistra. Sopra i tetti. Questa mi fa tornare indietro. Questo mi fa tornare indietro. A cosa serve salire qua sopra? Se io voglio scendere. Pensa. Lì non ci posso arrivare. Mi sa che devo... Cioè, posso provare ad arrivare di nuovo là? Proviamo. No, aspetta che mettiamo la telecamera dritta. Ok, credo di aver essere arrivato in una nuova zona.
Sì, perché ci sono queste. Conviene spaccarle tutte così capisco dove sono stato e dove no. Sì, credo siano semplicemente dei segnalatori per capire dove sei. Qui posso scendere o posso salire. Se salgo, credo che questo sia un posto per potersi buttare. Se invece scendo, qui c'è un altro tizio morto. Sono sceso ma non ancora abbastanza, mi sa. Cioè, mi sa che l'ho già vista sta zona. Sì, perché c'è lui per terra che ho sconfitto prima, questo. Di qua non si può andare. Sì, siamo ritornati qua un'altra volta. Ok. Quindi ero semplicemente al piano superiore di questo. Però... ok, perché c'è questa scala. Quindi non serve a niente arrivare qua. Non serve a niente. Che via d'uscita abbiamo? A questo punto conviene distruggere tutto perché i passaggi segreti ce ne possono essere parecchi. Qui abbiamo questa che è la via per salire di qua. Siamo ritornati di qua dove c'è la scala lì. E siamo tornati di qua, ok. Ah, siamo tornati di qua che io saltavo da una parte all'altra di questo, ok. Quindi proviamo di nuovo a fare così. Tu in genere leggi le descrizioni? Sì, sostanzialmente. Forse me ne sono persa qualcuna perché proprio non le leggo tutte e tutte, ma mi piace farlo. Però effettivamente se mi dici questo, andiamo a esaminare un attimo gli oggetti. C'è qualche oggetto particolare che ci interessava? Qualche chiave. Chiave della cella di sotterranea. Apre il rifugio dei non morti. Questa l'abbiamo usata. Questa l'abbiamo usata. Questa l'abbiamo usata. Apre la porta che conduce che porta al grande ponte del borgo dei non morti. La parte bassa del borgo è un posto pericoloso. Non girare alle spalle i ladri e i cani randagi che servono il demone caprino. Noi avevamo trovato una porta, effettivamente adesso ho la chiave dei sotterranei, quindi potrei utilizzarla, ma dove cacchio è questa porta? In realtà non... cioè ci siamo già passati davanti a una porta del genere, però non mi ricordo assolutamente dov'era. Mi sembrava fosse praticamente all'inizio. Forse devo semplicemente andare avanti? Te lo dice la descrizione. Sono stupido io allora. Apre uno stretto passaggio che porta al grande ponte del borgo dei non morti. La parte bassa del borgo dei non morti è un posto pericoloso. Uno stretto passaggio. Non girare le spalle ai ladri o ai cani randagi che servono il demone caprino. Cani randagi. Ladri. Il demone caprino. C'entra questo posto qua? Questo è quello che mi ha fatto l'agguato. Qui sono in basso. C'è un passaggio segreto in una di queste colonne? Dove cacchio è sto passaggio? Perché adesso... cioè, questo è il punto più basso che sono riuscito a raggiungere. E lì mi sa tanto che posso arrivare qua sotto. Però come cacchio ci arrivo se adesso facendo questo vado su? Aiaiaia.
Ace si perde all'interno del borgo. Perché la porta l'abbiamo trovata dove? Mi sa che l'abbiamo trovata più avanti di qua, cioè là in fondo davanti. Si dice che la porta porta al Gran Ponte, dipende da che parte ci arrivi alla porta. Se questa porta ti fa arrivare al Gran Ponte, significa che tale porta si trova... Non sto capendo un tubo di quello che stai dicendo. Se dice che la porta porta al ponte, dipende da che parte ci arrivi alla porta. Quindi vuol dire che c'è il ponte e poi c'è la porta. È il ponte quello dove c'era il drago? Che ha una porta dall'altro lato? Perché c'era una porta chiusa lì. Però, cioè, se mi hai detto di esplorare qua, mi hai mandato fuori strada totalmente. Perché non c'entra assolutamente niente in questa zona. Perché il ponte che dici tu è questo. Cioè, il ponte che dice la chiave è quello che è qua. No, non è qua, scusate. E dove c'erano i tizi prima? Vabbè, non ci siamo capiti allora. Allora, vediamo di andare di qua. Andare di qua. Andare di qua. Andare qua sopra. Da qua sopra. No, non è la via giusta. Adesso mi sto perdendo di nuovo. Allora, andiamo di qua. Di qua. Di qua. No, teoricamente, se adesso andiamo al ponte di prima, che però è in fondo di qua, è questo ponte. E qui è dove c'era questo. E fin qua ci arriviamo. Salivo di qua e mi porta dove c'è il drago. Dove c'era il primo boss. E lì c'erano sicuramente delle porte chiuse. Perché io salgo. Ok, questa è la parte sotto. Ok, ciao. No, 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 non volevo niente. Ok, mi ha fatto fare un sacco di esperienza semplicemente alitando. E la porta da aprire. Allora, qui... No, non è qua che devo andare. Devo correre dall'altra parte del drago. Corri. No. Non è qua che devo andare. A meno che non arrivo dall'altra parte. Perché è lì che c'è la porta ad aprire. Però per arrivare lì devo fare un giro, devo tornare da capo e da lì rifare tutto quanto il pezzettino del borgo dall'altra parte. No. No, 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 no. Devo andare qua sopra. No. Devo andare qua sopra. Devo arrivare dove c'era il demone iniziale, che non è qua però. È dall'altra parte del ponte. Allora, premesso che di là non ci può arrivare, non ci posso arrivare. Questo è il ponte, qua c'è questo qua da affrontare. E qua c'era questo.
Ok. Però adesso io non posso andare su di qua. Venite che vi affronto. Comunque sembrerebbe che io debba tornare, perché l'idea che mi è venuta adesso è: a sto punto vado avanti, faccio il giro e ritorno al falò iniziale, dal falò iniziale vado verso il borgo, che vuol dire vado verso, in realtà non il borgo, ma vado verso dove c'è... Aspetta, intanto affrontiamo questo un attimo. Vado verso dove c'è il... Vado verso dove c'era il primo boss e a quel punto trovo la zona che voglio. Ma devo fare il mondo di strada ancora. Perché vuol dire che devo andare di qua, scendere giù di qua. È lunghissimo arrivare là. Vuol dire che da qua devo andare... Ok, non è questa intanto. Proviamo a correre come disperati. Mi sa che me ne pentirò di questa cosa. Ok, qua c'era il boss. Quindi è questa la zona. Intanto possiamo farci un po' strada e affrontare chiunque viene qua, perché mi sa che saranno in tanti. O semplicemente gli altri li ho evitati. Mi sa che gli altri li ho evitati. Allora, c'erano due cose. C'era una porta qua sotto. Dicevo, c'era una porta qua sotto. Questa. Che è chiusa, ok. E poi c'era una porta, appena sconfitto il boss, dall'altro lato del ponte c'era una porticina. Il boss era qua. Quella strada per andare su non serve. Questa finisce lì. Qua ci sono i due tizi che a sto punto eliminiamo. Ok. Quello è il ponte. Quindi io lo passo dentro e vado di là. Ma se... c'è qualcosa che non mi torna nel ragionamento, perché sembra probabilmente quando finirò questo dirò che è stupidata, ma in questo momento mi suona abbastanza controintuitivo questo. Che mi fai arrivare fin qua. Ok. Qui c'era la strada per andare giù. E qua avevamo trovato questa porta. Eccola qua. Quindi tutto sto casino per arrivare qua. E qua c'è Soler di nuovo. Grazie per la mano che mi ha dato prima. Quindi tutto sto casino
Perché? Cioè, quindi questo è semplicemente a sinistra c'è la campana, a destra c'è l'altra campana? Perché quella è una campana. Quella è la campana che ho suonato, quella lì? O quella là sopra? Mi sa che, no, mi sa, boh, non lo so. Va bene, esploriamo allora di qua. Vediamo cosa c'è. Sì, decisamente va verso il basso questa. Dai che si rompe la scala. Proprio in fondo mi mandate, eh? Ok. Bene. Quindi adesso abbiamo quante vie? Una verso l'alto, una giù di qua. Proviamo ad andare verso l'alto intanto. In generale dobbiamo scendere, però... qualcuno mi spara qualcosa, sì. Ma porca. Qua siamo. Questa qua è la porta che ho trovato prima. Va bene. Quindi quella è la via del ritorno per poter tornare al salvataggio. E andiamo di qua. Andiamo di qua. Eccoli i cani di cui parlava prima la chiave. Quindi voi causate sanguinamento. E sono morto. Ok. Ok, ok, ok. Almeno dovremmo respawnare lì. È effettivamente scritta in maniera strana. Magari in inglese era scritta meglio. Immagina se la chiave del garage la descrivessi come la chiave che ti porta nel corridoio di casa. Sì. È vero, se tu ti trovi nel garage, quella chiave ti apre la porta del corridoio. Sì, perché la descrive al contrario. Cioè, è la chiave per arrivare al ponte, ma in realtà è dal ponte arriva la chiave. Quindi adesso se i conti tornano, basterebbe uscire da qua. Teoricamente basta uscire da qua, passare il ponte, questo ponticello. E adesso siamo già dove eravamo prima. Grembiule del guerriero vuoto. E siamo già arrivati. Sì, è un po'... boh, non so, non mi è piaciuto tanto, se devo dire la verità, questo... Questa cosa. Però magari... È una tantum, diciamo. Ok, adesso vediamo sti cani. Perfetto. Scendi giù di qua, scendi giù di qua. Ok. E adesso siamo nella città della peste, comunque nella zona fastidiosa della città, del borgo. Possiamo salire per la strada oppure scendere per la strada. Cerchiamo di andare sempre in salita, magari. Somebody. Please let me out of here. Somebody, anybody, help me. Unlock the door. Damn. Aiutatemi. How did this ever happen? Aiuto, aiutatemi.
Questa è chiusa. Ok, sappiamo che abbiamo bisogno di una chiave qua, che non è quella tra quelle che abbiamo. Qua ci sono i tizi con le torce, che momentaneamente aspettiamo un attimo ad andare ad affrontare, perché prima vorrei vedere che cosa c'è di qua. Allora, di qua teoricamente è tutto quello che stavo esplorando da là sopra prima. Sì, ero tipo là che guardavo in basso e dicevo, ah, non ci posso arrivare qua. Qui c'è un'altra porta che non si apre. Qui c'è una porta che non si apre. Qui c'è una porta che si è aperta. Anche più di una, sì. Mi hanno teso... Ah, perché ci sono i ladri e i cani, giusto. Quindi quelli erano i, quelli erano i cani e questi sono i ladri. Ok. Curati. Ok. Quindi questo mi ha aperto la strada per uno spezzacorazza. Questo ha aperto la strada per il nulla. Chi è che costruisce le case fatte così? E il terzo era qua. E qua non c'è nient'altro. Qui c'è questa, ma c'è sicuramente qualcosa qua dietro. Sì, perché sembrava un po' strano, come una specie di glitch per un attimo. Oh, eccolo qua. Questo è il verde che dicevo prima. Ok, sono un po' tanti sto giro. Mi hanno fatto sanguinamento. Vuol dire che perdo... No, non sembro perdere energia nel corso del tempo. Ok, comunque c'è una via di là e una via di qua. Quindi sappiamo che sicuramente possiamo eventualmente tornare indietro. Ma chi è che costruisce le case fatte così? Ma è tutta la casa, tipo un metro quadro di appartamento. Ok, ferma. Possiamo chiudere la porta? Ok. Ho recuperato un po' di oggetti, credo di aver recuperato tipo tutto il kit di armatura. Maschera da ladro. Resistenza al sanguinamento, sì, mettiamola. Armatura di cuoio nero. Resistenza al sanguinamento di più. Guanti di cuoio. Stivali di cuoio. Sì, mi sono vestito da perché c'ho una maschera da maiale in faccia in questo momento, sembra. Vabbè, comunque mi sono vestito più da ladro, che sicuramente contro i cani potrebbe aiutare, visto che causano dissanguamento. Ok, non vedo altre vie, quindi c'è questa per poter andare avanti e c'è in realtà anche questa per andare ancora più in basso. Maledetto, l'ho detto, ce n'è un altro lì dietro. No! Non voltare le spalle, c'era scritto. Ah, perché sono ancora nel menu, ecco perché non riuscivo ad attaccare. Ok. Sono sopravvissuto a molta fatica, ma ce l'ho fatta.
Sì, cioè era chiaramente uno nascosto qua. Ok, adesso siamo intorno a queste mura. C'è ancora un sacco di strada da fare, effettivamente. Allora, prima di addentrarci ancora un po', proverei, perché adesso abbiamo tre vie diverse. Una è questa. Una è quella là sotto e una è quella dall'altro lato, che mi sembra forse quella meno possibile, quella dove ci sono i tipi con le torce. Facciamo comunque un giro là. Che è qua in fondo. Ok, non è il caso di arrivare in questa direzione. Bene, quindi se non vado di qua devo andare di là, o andiamo giù oppure andiamo oltre il passaggio. E qua abbiamo detto che dobbiamo fare così. Qui abbiamo detto che dobbiamo fare così. Passiamo di qua. Scudo circolare inclinato, bruttissimo. Questo lo lanciamo giù. Quindi abbiamo detto scendiamo di qua, scendiamo di qua. Tutti i ladri che mi hanno attaccato fino adesso ci respawnano. Scendiamo di qua. Scendiamo di qua. Ah, i cani ovviamente ci sono. Non farmi prendere fuoco, grazie. Perfetto. Allora. Sì, ah. Mi ha detto meglio non andare di là, quindi andiamo di qua. Si riaprono le porte e escono di nuovo? Sì, allora escono di nuovo, sì, non si aprono le porte, ma comunque ci sono di nuovo loro. Maledetto. Che casino. Vabbè. Un sacco di casino per niente, tra l'altro. Andiamo avanti. Qua abbiamo detto che c'era ancora qualcuno. Sì, ci sono questi due. Bello che colpisco sempre quello che non sto puntando in questo momento. Come ha fatto a pararmi, maledetto? Fanno i perri anche loro. Ho finito tutto. E scendiamo di qua. Maledetto. Pure a te. Entriamo qui? Dai. Boss? Ok. A proposito di demone capra. One shot. Perfetto.
Mi sembra molto molto buono. È anche molto buono per fermarci. Quasi quasi. Sappiamo che abbiamo il demone capra eventualmente da affrontare. Potrei andare ad esplorare avanti da quella parte. Anzi, lo facciamo, dai, ancora un pochino. Sappiamo che c'è il demone capra, insomma, adesso. Quindi effettivamente tanto di quello che c'è scritto nelle descrizioni aiuta. Giustamente, me lo aspettavo da Dark Souls, però non mi aspettavo fosse così a indovinello, diciamo. Leggermente troppo criptico quello lì di prima, però va bene, dai, ci può stare. Per il resto, insomma, capisco come calibrarmi per il resto delle cose. Allora, vediamo allora di proseguire. Vediamo se ce la facciamo a proseguire dove volevo andare prima. Approccio metodico. Qua c'era un cane qua dietro. Dove è finito l'altro cane? Non c'è più l'altro cane. Eccolo qua. Ok. Oh, ragazzi. No, cazzarola. Va bene, direi che è questo. In questo caso ho controllato la descrizione inglese, che è scritta sicuramente meglio. Opens the narrow passage leading below at the far face? Sì. Of the great bridge in the undead burg. È decisamente migliore come descrizione. Effettivamente non... Boh, se vado anche a rileggerlo, vediamo se ce l'abbiamo ancora. Apre uno stretto passaggio che porta al gran ponte del borgo dei non morti. In realtà no. È proprio sbagliato. Cioè è controintuitivo sta cosa. La parte bassa del borgo è un posto pericoloso. Non girare le spalle ai ladri, ok, canarandaggi, ok, che servono il demone caprino, che appunto è il boss che abbiamo appena trovato. Però dire che apre uno stretto passaggio che porta al... No. E apre uno stretto passaggio dal gran ponte del borgo dei non morti. Sotto al... Cioè la traduzione è below at the far face, quindi è sotto alla faccia più lontana del ponte. Quindi l'inizio del ponte. La faccia più lontana, quindi l'inizio. Perché la faccia più vicina è più vicino al borgo. Sì, è un po' controintuitivo questa cosa. Va bene, dai, comunque abbiamo fatto un po' di morti, non neanche tante, perché ne avevo iniziato con 49 se non sbaglio, quindi ne abbiamo fatte solo 7. Ho perso un sacco di tempo a cercare le cose, ma abbiamo trovato finalmente due vie dove andare. Una è il demone e l'altra è a destra del demone, che c'è un'altra zona che probabilmente sarà da esplorare dopo, perché vedendo cosa c'è lì del demone sembra una stanza chiusa. Non so se affronterò il demone, ma vedremo direttamente, probabilmente domani sera. Grazie ancora a tutti per la visione. Tutto quanto questo verrà caricato su YouTube. Ho cominciato a caricare i VOD lì, quindi potete seguire eventualmente lì per farvi i recuperoni. Ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti per la visione. Namaste and be brave.